Fin dove si spingeranno queste forze per fare profitti? Reprimeranno metodi di cura di alcune malattie così come hanno fatto per la tecnologia dell'energia libera? Purtroppo, le mie ricerche mi hanno dimostrato che la risposta è sì. Un esempio ben documentato è quello del dottor Royal Rife. Negli anni 20 il dottor Rife inventò i microscopi più avanzati dei suoi tempi. Sviluppò inoltre una nuova tecnica da lui chiamata risonanza coordinativa, apparentemente in grado di distruggere tumori cancerosi e virus. Nel 1934, in alcuni casi clinici in collaborazione con l'Università della California del Sud, il trattamento di Rife fu testato su 16 malati terminali di cancro. Nel giro di 3 mesi risultarono tutti guariti. Subito dopo, un laboratorio che testava questa tecnologia fu dato alle fiamme e ne seguì una causa in tribunale superficiale. Attraverso le iniziative di Morris Fishbein, capo del giornale dell'Associazione Medica Americana, Rife fu messo a tacere e ridotto in rovina e tutto il suo promettente lavoro di ricerca pressoché dimenticato. Mi era difficile credere che qualcuno potrebbe ostacolare nuovi metodi di cura. Il cancro ha attraversato la mia famiglia come un fiume in piena. Ho scoperto che dipende tutto dai brevetti. Se una casa farmaceutica può brevettare un trattamento e trarne profitto, in particolare se necessario per lungo tempo, allora lo avremo. In caso contrario, non ne sentiremo nemmeno parlare. Rife non fu l'unico messo a tacere. René Kess conosceva un'antica formula degli indiani Ojibwe che era efficace. Harry Oxy e Max Gerson, rimedi naturali che funzionavano. Ma se si prova a documentarsi su di essi, si scopre che l'AMA li descrive come impostori. In questo caso, seguire la pista del denaro è stato molto utile, perché gli stessi poteri che controllano l'AMA e le sue ricerche controllano il settore farmaceutico. Esistono incentivi di migliaia di miliardi di dollari per occultare le cure non brevettabili. Sapere che esistono delle cure non ha eliminato il dolore per la perdita dei miei cari a causa del cancro, ma tale dolore mi ha dato motivazione a fare qualcosa. E penso che dirigendo l'amore e la devozione che proviamo per coloro che abbiamo perso inutilmente, verso lo sviluppo di queste cure per coloro che ne hanno bisogno, possiamo interrompere questa scia di tumori e guarire.